Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti e ben ritrovati al primo appuntamento settimanale di Professione Motori e vado subito a salutare il mio compagno di viaggio Filippo Gherardi. Ciao Filippo, buonasera e ben ritrovato. Ciao Martina, buonasera e ben ritrovata a te, naturalmente a tutti gli amici a casa. Un'altra settimana di Professione Motori inizia questa sera. Prodotto, motorsport, un po' diciamo questo è il binomio anche per domani sera. Esattamente, questa sera saremo da soli mentre domani avremo degli ospiti in collegamento video per parlare appunto sia di prodotto ma anche di tantissima velocità e anche certo, un po' di motorsport. Però ora Filippo iniziamo subito con il primo argomento in questione e andiamo a parlare di casa Citroën che proprio pochissimi giorni fa ha iniziato con il botto, perdonami questo termine, per l'annuncio e la presentazione della nuova Citroën C5X. Certo. Che un po' rimanda e rimane comunque con il family feeling delle ultime creazioni del Double Chevron, riprendendo anche un po' quelle che sono le caratteristiche estetiche della nuova C4. Per quanto riguarda, e non parliamo ovviamente di un SUV compatto, ma parliamo di una macchina berlina, e per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma sarà composta invece da 3 unità, 2 benzina più una ibrida con una potenza complessiva da bene 255 cavalli. Sì, allora Berline lo fa con questo modello C5X, macchina da generare tutto l'ex gruppo PSA negli ultimi anni con i propri motori benzina ma anche quelli diesel blu HD, ha saputo sicuramente trovare delle certezze importanti all'interno della propria gamma. Quello quindi che sappiamo è soprattutto quello che abbiamo visto, Martina, una macchina, ripeto, molto abbondante, molto elegante, con un design estremamente recuperare una clientela che in questi anni di fatto per strategie di mercato ha un po' abbandonato. Esattamente, sappiamo pochissimo come hai detto tu delle motorizzazioni e sappiamo però della comodità non solo a bordo ma anche da un punto di vista di praticità, perché uno dei punti forti della C5X è sicuramente il bagagliaio che può addirittura fino a 545 litri e fino ad arrivare a 1640 litri, tantissima tecnologia non solo a livello di sedili ma anche certo, da un punto di vista interno, perché può contare su un sistema di infotainment, su un enorme pannello touchscreen da 12 pollici caricato dal software aggiornato My Citroën Drive Plus e anche dal LED Up Display che appunto sarà all'interno di Citroën C5X, ma soprattutto Filippo tantissimi sistemi di assistenza alla guida come appunto Citroën guida semiautonoma di livello 2, però la sensazione, la percezione che arriva è proprio di grande comodità e poi questo design veramente molto molto originale, quindi linee muscolose e possenti, lo hai detto tu Filippo, nonostante comunque stiamo parlando di una macchina berlina, pochissime informazioni sulla gamma dei motori ma anche pochissime informazioni, anzi nulle, per quanto riguarda il listino prezzi. Filippo, no, il listino prezzi non è proprio ancora uscito, esatto, come ti dicevo ce la faremo raccontare tra qualche istante anche da Elena Fumagalli più nel dettaglio, e ripeto è solo la prima sensazione in questo momento che abbiamo di C5X e almeno dopo, tra l'altro Filippo, abbiamo parlato abbondantemente della nuova Citroën C4, certo, ultimamente, quindi stanno arrivando tantissime notizie in casa Citroën ma soprattutto in casa Stellantis. Ah, sai, Citroën continua, verrà inserita anche all'interno di questa transizione energetica che Citroën ha iniziato con la C5 Aircross, il SUV plug-in hybrid, esatto, ha continuato con la nuova C4, in mezzo ci ha messo Citroën AMI, ci ha messo i veicoli commerciali e adesso arriva a metterci anche una berlina che, ripeto, è una novità nel proprio parco auto degli ultimi anni, non è una novità, o meglio, è un rientro dopo che negli ultimi anni nel parco auto di Citroën non c'erano state berline di questo tipo, ma che in qualche modo si inserisce appunto all'interno anche del percorso di transizione energetica. Esattamente come hai detto tu Filippo, io ti do appuntamento tra poco perché sto per mandare la pubblicità, ma ora vi lasciamo al contributo video di Elena Fumagalli, responsabile comunicazione Citroën, che ci racconterà ancora più nel dettaglio Citroën C5X. A tra poco con Professione Motori. Bentornati a questa seconda parte di Professione Motori, sono sempre qui in studio con Filippo Gherardi e Filippo lo avevamo detto appena in apertura della puntata che avremmo parlato di prodotto ma anche di motorsport, perché questa seconda parte è totalmente dedicata al motorsport perché nel weekend ha corso la Formula 1 sul certo, GP di Silverstone, dove Hamilton torna alla vittoria sul primo gradino del podio, seconda posizione per Leclerc, terzo Bottas, quarto Norris, quinto Ricciardo e ventesimo Verstappen. Perché vado a nominarti Verstappen,
Filippo, perché sicuramente l'incidente, quello avuto con Hamilton, è stato forse l'episodio di cui possiamo parlare oggi, ma non solo, perché è stato anche quello che ha un po' caratterizzato tutta la gara poi. Assolutamente sì, che in qualche modo ha stabilito poi la griglia della domenica, quindi della gara vera e propria, e che in qualche modo ha fatto discutere, ha creato più pareri contrari che favorevoli. Ora la rivedremo a Monza, che insomma ce la ricorderemo come il primo esperimento proprio a Silverstone. Però di fatto l'evento che poi ha sovrastato anche l'introduzione di questa fortuna, da un punto di vista di sicurezza, la Formula 1 si dimostra ancora assolutamente all'avanguardia e con passi avanti importanti negli ultimi anni rispetto al passato. Episodio molto discutibile, molto discusso, che farà discutere tantissimo, aiutato anche da una serie di giochi di strategia, perché Bottas di fatto l'ha fatto passare per lanciarlo nella rimonta verso Norris, ma soprattutto verso Charles Leclerc. Rimpianto Ferrari: Leclerc si era in qualche modo trovato suo malgrado e indirettamente in testa alla gara dopo l'incidente tra Verstappen e Hamilton. L'ha gestita bene, ha fatto una buona gara, dimostrazione che Silverstone comunque è un circuito pro Ferrari. Se non ricordo male, questo dovrebbe essere il terzo anno di fila che Leclerc sale sul podio a Silverstone. Negli ultimi 6 anni, 5 volte ha vinto Hamilton, l'unica vittoria non di Hamilton è stata di una Ferrari con Sebastian Vettel nel 2018, ma ripeto, potrei sbagliare, ma indicativamente mi sembra che siano queste le statistiche del circuito britannico, quindi a dimostrazione che c'è un buon feeling tra la rossa di Maranello e Silverstone. Dispiace perché a un giro e mezzo dalla fine. Assolutamente, Hamilton con la vittoria a Silverstone recupera punti utili in classifica piloti e si trova in seconda posizione dietro Verstappen a 177 punti, Verstappen primo con 185, Norris 113, Bottas 108, Perez 104. Nella classifica costruttori invece Filippo, la Red Bull continua a tenere questa leadership con 289 punti, dietro Mercedes 285, McLaren 163 e la Ferrari 148. La Ferrari però comunque ha cominciato un po' a farsi vedere, Filippo. Beh, alti e bassi, ripeto, ci saranno delle gare in cui andrà meglio, ci sono state delle gare in cui si è andati meglio, ci sono state delle gare in cui si è andati peggio, e quindi bisognerà capire, diciamo che ancora siamo lontani da una stabilità di rendimento, mettiamola così. Di costanza. Assolutamente, siamo lontani da una stabilità di rendimento. La rimonta di Hamilton, però insomma qualcosina, diciamo che da Silverstone si torna, oltre che con un podio che di questi tempi non è assolutamente da buttare, si torna con un bicchiere abbondantemente mezzo pieno. Ti vado velocemente, prima di cambiare argomento, anche a segnalare che Alonso arriva appunto settimo su Alpine, mentre Sainz, l'altro ferrarista, arriva sesto per quanto riguarda la gara di Silverstone. Ora però cambiamo argomento, si tornerà a correre nella Formula 1 il 1 agosto con il GP d'Ungheria, quindi tra pochissimi giorni, Filippo, torneremo a parlare della Formula 1. Ora però andiamo a parlare del WRC, perché sì, si è tornato a correre anche qui con il rally di Estonia, dove si scrive un po' la storia. Si è scritta così la storia, assolutamente. Perché Rovanperä arriva primo sul podio e secondo Brin e terzo Newville, fuori dal podio invece quarto Jay, quinto Evans, e appunto, come ti ho detto, il giovanissimo pilota è il primo pilota a vincere questa gara in Estonia. No, non è il primo pilota a vincere, un talento assoluto. Anche in Italia si era iniziata a vedere qualcosa. Ho sempre avuto la sensazione, in quel campionato italiano rally che ho avuto modo di commentare live sul posto, che eravamo di fronte a un fenomeno che tra anni, negli anni a seguire, avremmo ricordato come tale. Come, cioè, poi è successo. Avremmo ricordato, ti ricordi quando Rovanperä a 16 anni correva da noi? Effettivamente si sta già materializzando. Chiosa a livello di classifica, Ogier non sale sul podio, ci salgono due Hyundai, il mondiale è presente, quindi sicuramente weekend positivo, molto positivo per Toyota. E tra l'altro questo record prima di Rovanperä apparteneva a Latvala, che era appunto il primo pilota più giovane ad aver vinto un WRC, una gara appunto del WRC. È nominato la classifica piloti, Ogier allunga ed arriva a 148 punti, Evans dietro di lui 111, Newville 96, Rovanperä 82, Tanak 74. Quindi Filippo, tutto sommato comunque un rally di Estonia che si può definire positivo. Assolutamente positivo per Toyota. Filippo, io ti ringrazio, ti do appuntamento domani sera, puntata anche ricchissima domani sera con gli ospiti studio. Certo, ciao Martina, ci vediamo domani. E ringrazio anche tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito, l'appuntamento con Professione Motori è per domani sera. Arrivederci e buona serata.